voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio, italiani! Visto che siamo tra noi, Atmos, Libera, Mitato, Gruppo Bene, l'interesse ad avere con noi l'onorevole Marco Minniti stava anche nell'affetto, nella cura, nella tensione che stiamo tutti quanti vivendo nel seguire le sorti della vicenda di Pino Masciari, quell'imprenditore calabrese che questo sodalizio tra economia, politica, 'ndrangheta e massoneria sono 15 anni che l'ha denunciato. Grazie alle denunce di Pino Masciari sono andate in carcere decine di persone e sono 10 anni che Pino Masciari con sua moglie Marisa e i suoi figli Ottavio e Francesca aspettano la risoluzione della loro situazione, stante che vivono in condizioni che noi conosciamo, che non sono più condizioni sopportabili per una famiglia. E Marco Minniti, vice ministro dell'interno di Reggio Calabria, tutta questa storia la conosce benissimo per il ruolo che ha in mano buona parte delle chiavi che dovrebbero aprire le porte di una vita degna a questa famiglia. Tutto ciò non è ancora avvenuto. È un anno e mezzo che aspettiamo, e da quando Prodi è diventato Presidente del Consiglio che aspettiamo, che speriamo, che chiediamo, che insistiamo proprio con questo Vice Ministro che, essendo di Reggio Calabria, conosce benissimo tutto quello che sta succedendo in una regione che si sta letteralmente sfondando da sotto. Si parla molto della Campania, si parla molto dell'immondizia napoletana, si parla assai di meno della situazione strutturale di crisi della Calabria. Tutte cose che Pino Masciari grida da anni. Allora oggi l'onorevole Minniti non c'è. Non c'è perché è scattata questa ennesima importante operazione repressiva in Calabria che porta in carcere un assessore della giunta Loiero. Una situazione calabrese che fa venire i brividi a tutta l'Italia. Un vice ministro che quantomeno possiamo dire, assumendocene la responsabilità e sapendo che siamo teletrasmessi, messi in rete, anche questa è sottoveglianza, anche questa è sottoveglianza, la stiamo facendo in questo momento con gli amici del Mitato che stanno registrando e mandando in rete in tempo reale, quantomeno questo vice ministro avrebbe potuto sanare una situazione familiare che grida vendetta agli occhi, lasciamo perdere Dio, ma quantomeno di un popolo consapevole. Questa situazione non è stata sanata, non voglio aggiungere altro. C'è qualcuno in questo paese che con una firma potrebbe sanare una situazione familiare vergognosa che trascina una famiglia, quella dei Masciari, che dovrebbe essere invece portata sul palmo di mano da questo governo, da questo paese, da queste istituzioni. Questo non si è fatto. Vice ministro Marco Minniti, da che parte sta? Perché purtroppo i conti non tornano. Spiace dirlo, ma proprio sapendo, vice ministro Marco Minniti, chi è lei, da dove arriva e quale potere rappresenta e che cosa avrebbe potuto fare, non è stato fatto in quasi 2 anni per questa famiglia, ci spiace, onorevole Marco Minniti, ma questa domanda bisogna proprio porgliela, tanto più oggi. Ma lei da che parte sta? Perché Marco Minniti poco più di un anno fa, così si esprimeva a Roma in quelli contro mafie. Parliamo di cose concrete, così come dobbiamo parlare di cose concrete per quanto riguarda i testimoni di giustizia. Io presiedo, anche qui pro tempore, la commissione per i testimoni e i collaboratori di giustizia. Qui c'è un punto delicatissimo. E vorrei su questo anche essere aiutato da voi, perché naturalmente io sto lavorando, c'è bisogno certo di una nuova legge, ma io penso che in attesa della legge noi possiamo fare di più. So bene quanto sia difficile per una persona, nel momento in cui sta per strada e vede un atto criminale, non girarsi dall'altra parte. Noi dobbiamo dirci la verità qua dentro. La maggioranza si gira dall'altra parte, fa finta di non vedere i reati quando avvengono. E se io ho un gruppo di persone
che mi dicono invece, si fermano, io ho visto, io testimonio, io con la mia testimonianza mando qualcuno in galera e mando un mafioso in galera, io, Stato democratico, di quello che si è fermato a guardare non mi posso mai e poi mai dimenticare. Su questo c'è bisogno di un principio forte di assunzione di responsabilità. E cioè la lotta alle mafie è innanzitutto una questione di volontà politica. Noi vogliamo essere verificati, perché so bene che su questi temi c'è sempre il rischio poi di dire parole molto impegnative alle quali poi magari non seguono i fatti. E sinceramente siamo tutti quanti stanchi delle parole e su questo tema vorremmo qualche fatto. È proprio importante la rete, perché la rete crea una memoria che poi alla seconda volta non ti possono più ridire le stesse cose che ti hanno detto la prima volta. E quindi francamente c'è imbarazzo in questo momento nell'essere già completamente assorbiti da una campagna elettorale con dei leader politici che, come se nulla fosse, ci stanno richiedendo da capo la fiducia e il voto, come se quelle cose non fossero state dette, come se non ci fosse stato il tempo e il modo per prendere provvedimenti, come se noi fossimo ad un punto in cui andare avanti con promesse mantenute e provvedimenti assunti. Ed ecco perché con forza e con chiarezza poniamo questa domanda alla politica di centrosinistra e a uomini come Marco Minniti. Da che parte state? Senza che da quei leader arrivi una parola chiara su queste collusioni in Campania, in Calabria, a guida di centrosinistra, beh, francamente imbarazzo. Non si può andare avanti così. Non è possibile, non è possibile che non ci sia un'assunzione di responsabilità, che si aspetti ipocritamente la sentenza giudicata della magistratura, senza che la politica si assuma il giudizio etico sulle persone che poi propone agli elettori. Noi queste cose non ce le dimentichiamo più, anche grazie al Mitato, grazie a Carlo Infante, grazie al performing media di Atmos. E se Marco Minniti non fosse stato distratto da ben altre preoccupazioni oggi, sarebbe stato qui e qui gli avremmo fatto di persona questa domanda, che comunque resta agli atti, resta in rete e quindi prima o poi, insomma, ci misureremo.